emozione ascolteremo anche le parole del nostro arcivescovo Matteo Maria Zuppi, che è oggi qui a festeggiare questa Epifania insieme a Bologna in Piazza Maggiore. La sua eccellenza, il nostro vescovo Maria Zuppi. Davanti. Grazie. Penso sia davvero con un cielo così si capisce di più la terra. Il cielo non c'ha confini, la terra non c'ha confini, l'amore non c'ha confini, quando si vuol bene al mio fratello. Ecco, io oggi in realtà le uniche cose che voglio dire me le dite questa mattina a Rizzoli, una bambina, che una ragazza di 12 anni, Ginevra, che ha scritto questa cosa che è bellissima, mi ha molto commosso. È una ragazza che ha affrontato e sta affrontando delle prove durissime, e ricordiamoci sempre di andare a trovare chi è malato, di non lasciare mai nessuno, grande, piccolo, vecchissimo, piccolissimo, non dobbiamo mai lasciare nessuno da solo nella malattia. Allora, ha scritto queste cose, e le leggo, che sono molto belle. Mamma, io ho ringraziato i re magi per i loro doni, oro, incenso e mirra. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio questi pastori che vengono da Poggio Renatico, se non sbaglio, ma anche qua tutti gli Angioletti, anche un po' da Bologna, e ringrazio tutti quanti, il Cammelli, i Re Magi, il Gaspare, Melchiorre, il Baldassarre e via dicendo. Continuo. Però avrei preferito i tre regali che ora ti dirò. Questa è Ginevra, appunto, che sono regali molto sofferti, come può essere una che ha dovuto affrontare tante prove. Il primo, la medicina del coraggio, per aiutare chi ha bisogno di me anche se è molto diverso da me. Poi alla fine uno scopre che siamo uguali, all'inizio sembra quello, io con quello non c'entro niente. Ma qualche volta anche quando ci guardiamo allo specchio diciamo, ma io su questo ci abbiamo qualche dubbio. L'amore ci fa capire che l'altro. Il secondo, gli occhiali per vedere le persone al di là di come appaiono. Il terzo, una scatola gigante che non finisce mai, per contenere la fiducia negli uomini e nelle donne di buona volontà, in qualunque parte del mondo, uniti per un mondo più buono. Buona Epifania a tutti, perché questa è la vera Epifania. I pastori? Aspetta, anche gli altri, venite, dai, guardate come siete eleganti.